Ciao, io sono Dennis e vi insegno a suonare la chitarra da spiaggia. Quest'oggi, come avete letto dal titolo, voglio insegnarvi la tecnica segreta per suonare come un maestro, come un pro, come un professionista. Vi mostrerò una tecnica, più che altro è un change nel modo di suonare, soprattutto con la mano destra, che vi porterà a sembrare praticamente una persona che suona la chitarra da molto tempo. Ovviamente ci vorrà molta esercitazione, ma se riuscite a suonare in questo modo, veramente sembrerete dei pro. Il modo di suonare che vi sto per mostrare è simile a quello dei ritmi spagnoli, no? Del mood spagnolo, che tra l'altro insegno nel mio nuovo corso di chitarra ritmica, Chitarra Fast. Chitarra Fast è la masterclass di Dennis Bottero che ti insegna a capire le impostazioni universali di tutti i possibili ritmi delle canzoni. Un percorso studiato passo per passo tra ritmi universali, impostazioni ritmiche, esercizi e vari generi musicali, che ti permette in poco tempo di svoltare il tuo sound emozionando chiunque ti ascolti. Ritmo spagnolo. Dateci un occhio, ve lo lascio qui giù sotto al video, link in descrizione o su dennisbotteromusic.com. Come sappiamo, un bravo chitarrista, un bravo musicista, di solito possiamo associarlo alla velocità. Quando un chitarrista soprattutto riesce ad essere veloce, a suonare in modo veloce e particolare, allora noi possiamo ritenerlo un chitarrista bravo nella concezione moderna, no? Sappiamo ovviamente che non è sempre così, quindi non è solo la velocità che detta la bravura di un chitarrista, ma quello che possiamo fare è questo. Ok, calmi, non è proprio così, nel senso, c'è un modo particolare per riuscire a suonare a mano libera e in un modo molto veloce, associandolo a pochi accordi, in questo caso, come avete visto, partendo dal Mi maggiore, che è un accordo molto facile, diciamo, in primo achito, e da lì noi lo trasliamo sul secondo tasto e lasciandolo aperto, che sarebbe un Fa maggiore, ma lo lasciamo aperto, ok? Quindi Mi maggiore, Fa maggiore, sempre formato col Mi maggiore. Stavolta su di altri tasti andiamo sul quinto tasto, di nuovo sul secondo tasto e poi sul primo tasto, ok? Quindi questi saranno i nostri tre accordi di esercitazione. Passiamo alla mano destra. Quello che facciamo è cambiare il nostro modo di suonare. Cioè, noi non possiamo, quando suoniamo gli accordi, andare giù con la pennata e poi salire con il pollice in questo modo, ok? Perché intanto non riusciamo neanche a suonare, ma poi è proprio scorretto. Quello che dobbiamo fare è immaginare di avere un plettro in mano, ok? Quello che facciamo è quindi lasciare la mano in questo modo qua. Quindi nella parte bassa, quando andiamo a pennare verso la parte bassa, noi plettriamo con le nostre unghie, ok? Con queste qui, come vedete. Plettriamo in questo modo qua. Quando andiamo su, incliniamo un po' la mano e andiamo su col pollice. In questo modo qua, ok? Come vedete, sarà molto più facile nel creare una simbiosi tra la pennata verso il basso e la pennata verso l'altro. Sarebbe diverso ovviamente se noi andassimo a suonare in questo modo. Ovviamente non ci sarebbe storia, no? Soprattutto per il ritmo spagnolo, noi che cosa facciamo? Noi praticamente facciamo questo pattern, attenzione. Giù, giù, su. Quindi sarebbero due quarti, un, due, solo che al secondo quarto lo dividiamo in due ottavi. Quindi un, due, tre. Un, due, tre. Ok? 1, 2, 3 e aumentiamo la velocità.
Quando diventate pro potete passare al livello successivo e quindi aggiungici il battito. Questa era solo una delle tecniche segrete che insegno nel mio corso Chitarra Fast. Se siete interessati a tutto ciò che riguarda il ritmo con la mano destra, quindi già suonicchiate magari da un po', cercate di andare al sound successivo, date un occhio al mio corso di chitarra Fast qui giù in descrizione o sul mio sito web dennisbotteromusic.com. Scrivetemi nei commenti se volete altri video di questo genere sul ritmo o sugli accordi e io cercherò di portarveli. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!